manca l'aria. Voglio una giacca di manca l'aria. Ma mi sto già mi girato. Paga. $10.000 mi piace e vi portiamo i nostri regali di Natale. Visto che era da tanto che non portavamo le sorprese su casa, ho detto no, la devo registrare questa cosa perché siamo rimasti inaspettata, ragazzi, inaspettata. Quindi subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, perché il nostro padre, il grande chef Franco, tra l'altro, ragazzi, iscrivetevi al suo canale, esatto. Vi lascio il link qui sotto. Grazie mille a tutti, continuate ad iscrivervi al canale così non vi perdete le ricette di chef Franco, che ora le caricheremo sul suo canale. Detto questo, oggi lo chef ci ha stupito, eravamo tavola, stavamo mangiando. Inaspettato, ragazzi, un chef ogni tanto se ne esce con delle sorprese, con dei regali sia a me che a Cristian, perché ci troviamo nella stessa barca, stessa situazione di merda, per colpa di una e dopo vi dico di chi è la colpa. Ci manca qualcosa, perché purtroppo non ce l'abbiamo più. Siamo grandi giocatori di calcio, esatto. E quindi noi abbiamo bisogno delle scarpette, e oggi lo chef ha detto: visto che voi avete le scarpette rotte per colpa di una persona, vabbè, virgolette, oggi ti regalo le scarpette da calcio. Mamma sia a te mia. Che a Chris, cioè, ragazzi, io voglio le scarpette da Nike. Io voglio che le 300 euro. Te l'ha detto lo chef, perché ovviamente, ragazzi, le scarpette ce le dobbiamo misurare. Però ho detto: voglio registrare, voglio farvi vedere le scarpette che ci compriamo. Quando ero piccolo, diciamo che quando papà mi comprava le scarpette era sempre una gioia, era sempre bello quando facevo calcetto. Ma io facevo tu calcetto troppo forte, a distanza di anni voglio. È ancora bello e ora non vedo l'ora di farmela. Allora, io non ho capito una cosa. Io vi voglio regalare le scarpette. Mi dica. Ed è giusto. Sì. Però io ho sentito 300, 200, 500. Secondo me le scarpette non è bollito. No, ti prego, chef. Allora, io voglio fare regalo, ma massimo 50-60 euro ciascuno. No, non va bene. E allora voglio, ciao, arrivederci, chef. Mi vado da Mia, no! Perché lei se l'ha mangiata. No, purtroppo, come ha detto papà, Mia si è mangiata le scarpette e ve le voglio far vedere. Le scarpette comprate un anno fa ha mangiato qua. Ragazzi, guardate la scarpetta, com'è bella, della Puma, fatta neanche un anno fa. Ma una scarpetta, perché la scarpetta di sinistra, con la bassa arte, si è mangiato tutto. Mia si è mangiata la scarpetta, tutta la parte di sopra. Ero innamorato di queste scarpette, bellissime. Ho letto alto queste, regà, diciamo sono ancora buone. Questa qua, tu, colpa tu, è arrivata la tua fine. Mi hai rotto le scarpette, bastarda. Per colpa tua ora fai spendere i soldi a chef Franco e io godo. Oh, possiamo andare? Siamo pronti? Sono ben deciso, ragazzi. Mi stanno uscendo le lacrime. Andiamo a fare le scarpette di pallone. Perché la domenica mia esplode. Andiamo. Sono morendo, manca l'aria. L'aria fredda, fatemi l'aria fredda e basta. Chieda un, un attimo, solo venire con lei. Ma chi viene qua? Non sta mai di ciù. Cosa che non sangue andava. Ciao. No, re. Mamma mia. Aiuto, hanno venuto un po' a bagando perché non è. Che è imbalzato, abbiamo venduto di tutti e di più. Non ce ne stanno, hanno venuto a bagando, c'è avuto stombo un cadino. Non vediamo l'ora che usciamo perché veramente non ce ne può più. Li porto da un'altra parte, dai. Ma come? Mo loro comprano la roba, i giubbini, le cose, e io rimango senza niente. Franco odia i centri commerciali. Sì, però non chiudere un brosino. Io odio, odio i centri. Perché? Perché manca l'aria, Se dare un negozio di staccata qualcosa, torna a rete, una volta. Ma pure si fa freddo, manca l'aria, incredibile. Oh, io non c'è, non mai accaduto. Tubito veloce. Ha giunto uno sbandamento di testa. Ah. Ma è solo un po' che sei trova freddo, allora non so. E il centro commerciale ti porta veramente allo sfinimento. Sta a mano quarto d'ora, ce n'ha mai subito. Un esaurimento. Bella l'aria fredda. Oggi sta meno, oggi a Milano, meno 2, meno 20. L'aria fredda, è bella. Mamma mia. Bella, l'aria fresca. Ah. Ma è una caramella, mi giro il top. Incredibile, li abbiamo trovati. C'è la verità, voglio che si cara Nike, sono veramente fighissime. Color oro alt, quindi sono veramente veramente fighe. Penso che mi prendo proprio queste. Grazie chef, lei è un grande. Grazie per questo regalo. Ma veramente non ti piacciono queste qua? Mi piace. Ma vaffan. Più belle, più belle che sono proprio belle, che sa. È proprio stile. Guarda che stile, cadè. È leggera. Guarda, c'è la mia casa, nella cremia. Io le mie scarpette le ho prese. Ora dobbiamo aspettare solo Cristian. E già mangia innamorato queste scarpette. Voglio. Anche Cristian ha deciso le sue scarpe. Allora, quella volta ho difeso te col panino povero. Stavolta difendo Cristian, che mi piacciono questi. Mi scambio piace. Che costano? Questi sono 60 euro. Questi quanto costano? 87 meno 20%. 70 euro. Vabbè, ci sta. Sono belle queste. Oh, queste qua sono belle, eh. Addio, bagno. Vediamo una giacca di mangala. Ma mi sto già girato. Belle, Cristian, comunque. Belle, veramente fighe. Però le due sono proprio belle.
piace le mie? No, non mi piace. Ok. Ma che modello? Tieghi, è un spettacolo. Fammi sapere se vi piacciono le mie o quelle di Cristian, eh. Paga, paga, paga. Mi sento bene. Ma vai, vai a pagare queste due paia di scarpe, vai. Grazie, chef, lei è sempre un uomo di altri tempi. Ma come gentile. Mi raccomando, mettetele lì sotto, sennò mia non se li può mangiare, eh. Mi raccomando. È assisciato, chef Franco. Vabbè, però me ne sono cavata. Due passano pure in offerta, il 20% di sconto. Grazie, papà. Dai, prego, prego. Dai, gentilissimo. A me piace pure quelle di Cristian, guarda. Tornare a casa, ci resta soltanto di andare a provare le scarpette. Vi devo come? Sul campo da calcio, forza. Soltanto così dobbiamo provare. Eccole qua, ragazzi, le mie scarpette da calcio. Ovviamente, qual è il modo migliore per provarle? Qui siamo al campetto, fare due passaggi, un po' di tiri, ma non con delle scarpette qualsiasi. Con queste, le Mercurial DCR7. Questa è la prima volta che li provo senza tacchetti. Quindi vediamo un po' se mi trovo. Beh, all'inizio è normale, un po' stretta, va. A posto, mettiamo anche quest'altra. A posto. Eccoci qua, ragazzi, le scarpette sono messe. Guardate qua che belle. Oh. Aspetta, siamo qua. Traversa. Boh. Ragazzi, però porca puttana, sono proprio belle, mamma mia. Non sente proprio il piede. Belle, sottili. Sono belle. Enzo, però le mie scarpette le abbiamo provate. Adesso voglio vedere le tue. Eccomi qua, ragazzi. Dopo Cristian ovviamente le devo provare anche. Queste sono le mie scarpette, ovviamente. Poi le ho viste pure ai mondiali, queste scarpette. Quindi sono un attimo informato. Queste sono delle scarpette vecchie che poi sono state rimodernate. Una cosa del genere. Poi, aiuto, a me piacciono alte. Perché quelle vecchie che avevo che si è mangiato con la cazzo di Beagle erano alte. Quindi ora le proviamo subito. Eccola qui, già la vedo bella comoda al piede. Qua, ragazzi, come se non essessi a piedi scalzi. Ok, belle ste Mercurial, bellissime. Poi il colore è particolare, è un viola scuro e diciamo una sorta di beige, di color oro. Non lo so come definirlo. Allora, tatto già ci stanno, Ci stanno, ci stanno. Fa un po' cagare come pallone. Cristiano! Mi devo abituare, ragazzi, cioè mi vanno un poco. La scarpetta deve prendere piede ora. Il pallone è buono, ma pure la scarpetta è ottima. Ottimo, ottimo, bel tatto. C'è. Bello. Faccio vedere la forza di Boppi, ragazzi. Kylian Mbappé Chalet Boom. Bello, però queste scarpette, ci volevo, ragazzi. Grazie, chef Franco, io la amo. Proviamo un po' il tiro a giro. Si gira. Attenzione, Kvaratskhelia, palo, palo! Prime impressioni sulle scarpette, devono ancora prendere forma, ma per essere sincero, vedete un puro come mi stanno al piede. Sono comode, qua non dà fastidio, quindi senti proprio il pallone, lo senti, qua come se lo sentissi sul piede. Anche i tacchetti, vedete che non sono di ferro, Devo essere sincero, sono molto soddisfatto, mi piacciono tantissimo. Vai, porto, schiappa, vai! Oh, io mi butto! Ti butti! Cazzo! Vai, bella! Ora, la stoppa! Si combina! E questo è un gran gol! Qua di import, fammi vedere quanti gol si fa, va! Dai! Bello lo stoppo! La blocca! Ragazzi, traversa, dobbiamo arrivare a 500 metri. Scartoscia le boom e finisce il video. Ho rotto i coglioni. Al primo tentativo, Chalet Boom prende la traversa. 500.000 iscritti sotto questo video, subito. Oggi un po' le abbiamo testate, esatto. Però ho detto, dobbiamo sempre provarle in partita. Fateci sapere se vi piacciono qui sotto nei commenti. Fateci sapere se volete un video della partita. Esatto, un video della partita, delle nuove scarpe, quello che volete, il campo da calcio, noi ve lo portiamo. Ora, Cristiano, dobbiamo andare a casa, non ci resta altro che ringraziare il chef Franco, esatto, per questo regalo. Diciamo che è un regalo di Natale anticipato. Però c'ho da fare pure un regalo a Natale, capito, papà? Pure un regalo a Natale vogliamo. Beh, dopo aver provato le scarpette sul campo, Cristiano, possiamo dire che comunque
comunque è un regalo approvato. Però aspettiamo il regalo di Natale. Però vuol dire una cosa, ma va di qua. Si chiami Natale. Ma vuol dire una cosa. Guarda così. Chi si vuole regalo di Natale? Vuoi no, no, no. Io prima sul cavolo. Io prima sul cavolo. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti. Date ragione al chef Franco. Prima sul capetto ho detto, ma quello chef Franco ci ha fatto il regalo di Natale anticipato. Però a Natale ci ha fatto un regalo. Ma non può parlare ritti. Perché ti giri? Fammi capire. Perché ce la faccio e faccio. Grazie mille. Grazie per questo regalo. Grazie. Allora, mo sta pure il mio numero qua. Quanta cazzo va a sapere? Ma lo diciamo, tu me fuori l'orci. Tu pum. 10.000 mi piace e vi portiamo i nostri regali di Natale come vi. Allora, a prescindere dai 10.000 mi piace, a me tu lo sai, l'anno scorso abbiamo fatto vedere i regali e anche quest'anno lo faremo. Bravo. Anche piccole cose, perché è un Natale, bisogna festeggiare, perché già stiamo pieni di problemi, malattie, cioè tante di quelle cose. Allora, pure un semplice regalo lo facciamo vedere. Una parola che non si dice. Ma te fatti palla tanto qui a carriere. Ma te a brea carriere. Sta 23 minuti fate a briacarri. Ma c'è di tuo sangue. Sono 2 ore ci mettiamo a fare i miei figli. E andiamo a briacarri. Che lavato? Come ce la va? Madonna, Rosa, che sei impazzito, Mirka? Ma che puzzo, stai rendendo i numeri. Su video non dico 10.000 perché non c'è che mamma. Perché stiamo inguaiate. Ma come? Mille commenti. Ma ci vorrei quei regali. E che nessuno ci commenti giù. Fanno video in 1 milione. 1000 commenti, ma fanno video in 10 milioni. Cioè, 1000 visualizzazioni, come si chiama? Mi piace. Non voglio arrivare a 10.000 perché è un po' che esagera. 1000 mi piace. Va bene, dai, allora 1000 mi piace per questo video. Oh, molto bello. Ragazzi, il video dai, finisce qua. Si scherza, dai, scherza, ci divertiamo. Comunque spero vi divertiate anche voi. Sono contento per le scarpette dei miei figli. Fate, le faremo anche a te. Grazie mille a tutti per la visione. Tanti like, tanti commenti. Iscrivetevi al mio canale e a quello di Chef Frank. Mi raccomando, darvi a 50.000 iscritti. Vogliamo bene. Un bacione a tutti. Ciao ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Siamo forza. Ciao, ma perché? Ciao.